alla fine di questa edizione siete soddisfatti? Sì, assolutamente, molto soddisfatti. La qualità è una cosa che ripeto da un po' di giorni, è che la Proloquio di Ardesio con il Festival degli Artisti di Strada non punta alla quantità degli spettacoli. Va bene che rispetto alle altre edizioni siamo già arrivati a 17 spettacoli, però puntiamo sulla qualità. In questo Umberto è un fenomeno perché riesce a trovare e a portare ad Ardesio quelle che sono le compagnie di strada che vanno per la maggiore. Siamo partiti nel 2010 e avevamo già qua gli eventi verticali che erano quelli appesi al campanile della parrocchia. Nell'edizione 2011 abbiamo avuto da New York, dalla Spagna, gli spettacoli col fuoco e così via. Nel 2012 abbiamo portato il Funambolo e altri eventi molto importanti tipo il Otto il Bassotto che si infilava nel palloncino gigante, Mirabella e Draghi, che sono spettacoli che si vedono anche in televisione, sulla TV nazionale, li abbiamo portati ad Ardesio. E questo perché Umberto sa quello che fa. Terza edizione alla grande, i numeri per chi c'è stato va bene, se no li vedrete sulle immagini di Antenna 2, una terza edizione proprio coi fiocchi. Ok, un momento. Aspetta. Un momento. Finita il salto. Oh, signore, aspetta. Yes. Facciamo un po' una panoramica sugli artisti presenti, su cosa puntate in particolare? Su cosa puntiamo? Sai, i titoli sono tanti, quindi ci piace così arrivare ad una proposta abbastanza varia e quindi proporre spettacoli di natura diversa, pur essendo tutti spettacoli di teatro di strada. Quindi si va dalla clowneria, alla giocoleria, all'acrobatica, poi abbiamo quest'anno abbiamo avuto il Funambolo, quindi così è stata un'apertura ulteriore come tipologia appunto di spettacoli. Il teatro di strada è una forma di teatro popolare, quindi per sua natura deve piacere al pubblico, deve essere, riconoscere, avere riconoscimento del gusto del pubblico. Quindi se non c'è questo, il teatro di strada forse così non ha più ragione d'essere, no? I'm gonna give you.